Lo sapevate che Persona 2 Eternal Punishment è in realtà il terzo capitolo della saga? Persona 2 Innocent Sin è il secondo capitolo, ma non fu mai rilasciato in Occidente. Questo perché si pensava che gli occidentali non avrebbero colto tutti i riferimenti alla cultura giapponese. Inoltre si credeva che molta della simbologia usata avrebbe potuto offendere americani ed europei, visto l'uso di svastiche, nazisti e persino la presenza di Adolf Hitler. Alla fine la Atlus decise di non far uscire il gioco dal Giappone. Il marketing manager di Atlus USA, Phil Salamanca, spiegò a Game Informer il motivo della mancata localizzazione. Credo sia dovuto alla mancanza di risorse e lavoro, visto che si stava già lavorando a Persona 2 Eternal Punishment. Per quanto riguarda la localizzazione di Persona 2 Innocent Sin, non era stata presa in esame dal team di sviluppo, quindi l'abbiamo lasciato da parte, anche per via delle varie lamentele dello staff americano. Nonostante tutto, nel 2011 arrivò un remake di Persona 2 Innocent Sin per PSP. Hitler venne rinominato Führer e gli furono aggiunti degli occhiali da sole. Questo vale sia per la versione occidentale che per quella orientale, poiché la classificazione videoludica giapponese impedisce l'inserimento di persone realmente esistite nei videogiochi. Si dice anche che il cambiamento di Hitler fosse fatto in vista di una release internazionale. Curiosamente, il remake per PSP di Persona 2 Eternal Punishment non uscì mai dal Giappone, nonostante l'originale fosse stato rilasciato in tutto il mondo. Questi non furono gli unici giochi ad essere soggetti a cambiamenti in seguito alla localizzazione. Il porting del primo Persona su PlayStation, Revelations Persona, fu largamente riveduto. Quasi tutti i riferimenti alla cultura giapponese furono rimossi, gli yen diventarono dollari e la città di Mikage-cho divenne Lunarvale. Come se non bastasse, la difficoltà fu abbassata, presentando meno incontri casuali e più esperienza guadagnata d'incontro. Ma visto che non venne incrementato l'ammontare di soldi guadagnato ad incontro, il giocatore si trovava col problema di essere sempre a corto di soldi. I nomi di tutti i personaggi furono cambiati, ma ad alcuni venne modificato anche l'aspetto. Un esempio? Masao Inaba cambiò razza e divenne Mark. Durante lo sviluppo dei giochi, molti personaggi furono modificati. Fuka Yamagishi di Persona 3 cambiò molto dal suo design originale, che poi venne riutilizzato per creare Chihiro. Anche Kanji Tatsumi di Persona 4 cambiò parecchio dal suo design originale, che presentava vestiti più eleganti e capelli neri. L'art director Shiganori Soejima voleva mischiare design retro e musicali, avvicinandosi alla moda rockabilly. Tutto ciò influenzò il processo di creazione di Kanji. Naoto Shirogane passò per cambiamenti più drastici, con un concept iniziale di un maschio bishonen scambiato spesso per una ragazza. Alla fine il personaggio cambiò, ma l'ambiguità sul sesso rimase. Il franchise di Persona nasconde molti easter egg. Se si usano dei trucchi in Persona 3, i vari personaggi rimprovereranno il giocatore. I'm very disappointed in you. You're cheating! You're cheating. I'll have to punish you. Alcune cose sono ancora ritrovabili nel gioco, ma altre furono completamente tagliate. In Persona 4 ci sono delle strisce di dialogo inutilizzate dell'inizio del gioco che intimano il giocatore di non spoilerare la trama agli altri giocatori, dicendo: «Anche se hai delle teorie su chi sia l'assassino, ti prego di tenertelo per te. Le tue idee e teorie potrebbero privare gli altri del divertimento nel proseguire nella trama con le proprie forze. Oltretutto, la verità che scopri potrebbe non essere la reale verità». Molti altri furono i tagli subiti dalla serie. In Persona 3 Portable per PSP ci sono delle scene tagliate dove si può intraprendere una relazione con Junpei Yori se si usa la protagonista femminile. In egual modo, Persona 4 contiene dei file che suggeriscono un'altra romance rimossa. Sono presenti degli audio di Yosuke mai usati dove dice: I like you, don't go. E anche: I never knew I had such heat inside. La frase mi piaci nell'audio originale giapponese si traduce con: Ore. Omae ga suki da. Questa frase viene usata in campo strettamente sentimentale, suggerendo che a un certo punto del gioco fosse possibile avere una storia con Yosuke. Il combat system di Persona 3 era un po' diverso in fase di sviluppo. Non c'erano transizioni di battaglia, i nemici saltavano fuori e lo scontro sarebbe stato molto in stile Chrono Trigger. Oltretutto Ken originariamente avrebbe usato delle freccette per combattere, anziché la lancia che usa nel gioco. Persona contiene anche riferimenti ad altri giochi della serie Shin Megami Tensei. In Persona 3 è presente un finto MMORPG chiamato Innocent Sin Online. Giocandoci si sbloccherà il social link dell'Ermite Arcana con un personaggio di nome Maya. Maya è uno dei personaggi principali di Persona 2 Innocent Sin. È la protagonista del sequel Persona 2 Eternal Punishment. Oltretutto, come username il protagonista userà Tatsuya, un riferimento al protagonista di Innocent Sin. Il social link di Kanji in Persona 4 è collegato al social link del San Arcana di Akinari Kamiki in Persona 3. Akinari scrive un libro su di un alligatore rosa e un uccello. In Persona 4 Kanji farà un alligatore rosa di peluche ispirato da quel libro. La città di Inaba di Persona 4 ospita molte citazioni.
Per iniziare, il nome è collegato a un personaggio del primo persona, Masao Inaba, ma ancor di più è un riferimento a un demone ricorrente nella saga di Shin Megami Tensei, ovvero la lepre di Inaba. Anche se Inaba è ispirata da una città nei pressi del Monte Fuji, erroneamente si crede che il nome Inaba sia un riferimento alla parola Inaka, che vuol dire periferia. Questo collegamento fu smentito da Shiganori Soejima, che disse: «No, Inaba non è un gioco di parole con Inaka. Inaba è un riferimento a un antico racconto giapponese, un coniglio bianco a Inaba». La lepre era un dio coniglio che ingannava numerosi squali per usarli come ponte per arrivare dall'isola di Oki al Monte Keta. Alla fine lui racconta come abbia ingannato gli squali a non attaccarlo per il suo tornaconto personale. Questo può essere un riferimento a un particolare arco narrativo di Persona 4. La saga di Persona fa riferimento anche ad altri media. In Persona 4 si può trovare un libro chiamato Witch Detective, che è definito una commedia romantica scritta male sul primo giorno di scuola di una ragazza in una nuova città. Ci sono anche dei vampiri. Il contenuto di questo libro era quasi doloroso a livello fisico da leggere. Il tutto è un riferimento alla saga di Twilight di Stephanie Meyer. Inoltre, sempre in Persona 4, nel mese di gennaio, si possono catturare insetti nel giardino innevato. Quando interagirai col secchio per iniziare la caccia, Teddy dirà: «Aspetta, Sensei, da soli è pericoloso, prendi me!» citando The Legend of Zelda. Un riferimento simile si può trovare molto più in là, dopo aver sbloccato l'Heaven Dungeon. Se si cerca di tornare nella Void Quest, Yosuke dirà: «La nostra principessa è in un altro castello, Coso!» citando l'infame frase di Toad in Super Mario Bros. Il boss di questo dungeon è invece un riferimento a 3D.Game Heroes, un altro titolo Atlus in sviluppo al tempo. In Persona 3 Portable al Club Escapade è possibile trovare un uomo che beve da solo al bancone. Questa persona è Vincent, protagonista di Catherine, altro gioco Atlus, e di tanto in tanto racconterà al giocatore le sue traversie. Vincent fa un cameo anche in Persona Q per Nintendo 3DS, sotto forma di statuetta del tiro al bersaglio durante il festival studentesco. Persona 4 Arena fu l'unico gioco per PlayStation 3 a non essere region free, insieme al karaoke Joy Sound Dive. Durante lo sviluppo del gioco, l'Arc System Works voleva più personaggi non giocanti nel roster. A un certo punto il produttore Toshimichi Mori contattò la Atlus, chiedendole di rendere Ryotaro Dojima un personaggio giocabile. Come se non bastasse, richiesero anche l'ingresso della piccola figlia Nanako. La richiesta fu scartata, disse Mori, aggiungendo: «Ci hanno detto tipo, diavolo no, come caspita vi è venuto in mente?» Anche per oggi è tutto, ma torneremo presto con altri video no gaming Ita. Quindi iscrivetevi al canale, visitate il canale originale e per altre curiosità dal mondo videoludico visitate il sito didunogaming.com. Ciao, sono Chiara di ODS. Oggi vi ho parlato di uno dei miei giochi preferiti. Se volete saperne almeno altri 9, fate un salto sul canale dei Come cazzo si chiamano sti stronzi? Retroplayers. Fate un salto sul canale dei Retroplayers, dove troverete la mia personale top 10. Link in descrizione. Ciao!